Forza Lupi torna ad occuparsi dell'Anellino Calcio dopo la bella prestazione e la bella vittoria contro il Bologna di ieri sera. E siamo in compagnia di Roberto e Francesco e dei ragazzi della scuola calcio di Fontana Rosa. Ci ospita il Bed and Breakfast di Gesualdo Zembalo. Questa sera parleremo un po' del campionato dell'Avellino fino a questo punto, visto che oggi abbiamo 29 punti in classifica. Cominciamo con Roberto. Roberto, alla fine del mercato tu pensavi che la squadra era in grado di garantire queste prestazioni? Ma che dire, Francesco, per fare un bilancio, diciamo, fino ad oggi dell'Avellino, sulla squadra dell'Avellino, credo che dobbiamo essere contenti e soddisfatti. Per quanto riguarda invece il mercato di agosto, io penso che siamo andati a rimpinguare la rosa con elementi di quantità e in parte di qualità. Se vogliamo fare i nomi, parliamo di Conè, che ha rimpinguato il reparto di centrocampo, però anche per l'attacco non è che ci siamo mantenuti tanto caldi. Penso che Comi, lo stesso Arrighini e lo stesso Pozzebon, credo che siano persone capaci di poter dare continuità ai risultati. In difesa invece, diciamo la stessa cosa, abbiamo potenziato il reparto e credo che la squadra, la rosa, si sia stata potenziata in ogni reparto, quindi va bene così. A te, Francesco, chiedo, allora tutte le scelte del presidente si sono ritrovate giuste alla fine? Presidente Taccone anche quest'anno si è dimostrato un grande presidente e, diciamo, tutto lo staff si è, in questa prima frangente di stagione, si è mostrato molto competente e siamo stati abituati a vedere Rastelli in veste pompiere, in quanto, diciamo, ha galvanizzato il gruppo, e anche nei momenti difficili, grazie anche a quella che è la tifoseria dell'Avellino, diciamo tutto lo staff si è mostrato molto pronto e molto maturo per il tipo di stagione che stiamo affrontando. Roberto, a te chiedo, la difesa è veramente il punto di forza di questa squadra, condividi questa affermazione? Ma credo proprio di sì, la difesa si sta dimostrando dall'anno scorso una parte, diciamo, un reparto di gioco che dà tutto quello che può dare e ha delle qualità eccelse con calciatori come Chiosa, Pisacane, lo stesso Eli, gente che giovane, però gente che ha grande qualità, quindi va bene così, credo proprio che sia il reparto giusto dell'Avellino. Ieri sera ha parato Frattari e lo ha fatto benissimo, salvando la squadra perlomeno in due occasioni. È il sostituto di Gomis che ha fatto benissimo. Allora, due grandi portieri nell'Avellino, lo chiediamo a Francesco. Sicuramente due grandi portieri, grande merito va a Dei, il preparatore dei portieri, che in settimana lavora molto bene con questi due ragazzi. Diciamo, in questo primo frangente di stagione abbiamo visto Gomis in più di un'occasione salvare il risultato e sono state delle prestazioni veramente all'altezza. E niente male anche Frattari, che ieri sera ha fatto il suo. Il centrocampo ieri sera si è comportato abbastanza bene, eppure tutti dicono che proprio lì la squadra va rinforzata. Chiediamo a Roberto, è così, va rinforzata proprio il giusto al centrocampo? Ma fino a questo momento del campionato il centrocampo è stato quello più falcidiato, diciamo, da infortuni e da situazioni sgradevoli per quanto riguarda il gioco. Io credo che andrebbe rimpinguato quel reparto, ma solo per una questione di, diciamo, di sostituzioni. Se vanno via alcuni calciatori, ovviamente dobbiamo per forza dare spazio a nuovi calciatori, a nuova qualità, però questo starà alla società farlo, quindi. Veniamo all'attacco. Ieri Arrighini ha dato una grande prestazione, anche se si sa, in zona gol non realizza quasi mai. Però è quel giocatore che garantisce la profondità, in quanto Castaldo e Meccomi sono leggermente più statici insieme. Pensi che quindi in attacco siamo ampiamente coperti? Che dici, Francesco? Credo che il reparto avanzato sia quello più attrezzato dell'Avellino. E diciamo Castaldo, Comi, Arrighini devono essere soltanto più cinici in questa seconda parte di stagione, quindi in chiave mercato non credo che l'Avellino abbia bisogno di un altro calciatore, quindi la bravura di Rastelli sarà l'arma in più per motivare questi calciatori del reparto avanzato.
A Roberto chiedo un giudizio su Sommaré. Ieri sera mi è piaciuto molto perché mi indietreggiava sulle posizioni di Arini, guardava la disposizione dei due compagni in attacco e li lanciava. Speriamo che il tecnico lo utilizzerà di più. Tu credi in Sommaré? Che dici, Roberto? Ad oggi il giudizio su Sommaré è più che positivo. Ieri sera ha dato l'ennesima conferma di essere un calciatore che, quando gioca soprattutto tra le linee, crea grosse difficoltà e grossi grattacapi alle squadre avversarie. È un calciatore che usa tutti e due i piedi, ha un baricentro molto basso, quindi è un calciatore che ci dà la possibilità di creare una profondità maggiore. Ed è un calciatore che ricordo che ha circa 19 anni, 18-19 anni, ed è un calciatore che viene dalla primavera, il primo anno di B, credo che sia tutto, diciamo, un calciatore che promette benissimo, non bene, benissimo. Dopo la buona prestazione di ieri contro il Bologna, a te chiedo, Francesco, sei ottimista nelle prossime due partite che chiudono il girone d'andata? Sicuramente sono molto ottimista. Però, diciamo, l'Avellino dovrà dare continuità di rendimento, ma soprattutto di risultati, perché, diciamo, i punti alla fine sono molto importanti per chiudere questa prima parte di stagione, ma dopo, perché no, ambire a qualcosina di più importante. Roberto, l'anno scorso girammo a 37 punti, quest'anno siamo a 29 e mancano ancora due partite. Tu che valutazioni fai sulle prossime due contro il Trapani e il Brescia? Io personalmente mi aspetto di non perderle. Mi accontento di fare 4 punti, un punto in trasferta e 3 in casa. Ovviamente se riusciamo a raccogliere il massimo va bene così, però è importante non perdere e mantenere a galla sempre i risultati e il morale della squadra. Forza Lupi vi ringrazia per averci seguito in questo primo anno di trasmissione. I nostri ospiti indossavano prodotti di RF Sport di Avellino e tutti insieme nel salutarvi gridiamo Forza Lupi!